Beh, è stata una partita strana, nel senso che noi abbiamo fatto di nuovo una serie di errori tecnici enormi per poter vincere una gara di playoff fuori casa. Siamo partiti proprio sbagliando tiri facili, tiri da sotto. Palleggi arresto e tiro, tiro aperto, e capisco che possa, insomma, un playoff fuori casa a volte succede, anche se dovremmo essere un po' più esperti, ma se abbiamo, lo sapete tutti, abbiamo un assetto nuovo, quindi un po' possiamo faticare. Poi l'abbiamo rimessa in piedi e di nuovo degli errori alla fine del secondo quarto ci hanno fatto finire così sotto di 10, compreso l'ultimo pallone. Poi perché ci siamo fatti trascinare in quel secondo quarto da 11 punti nella tornara che c'era oggi, nel senso positivo per Avellino, perché si è fatto trascinare giustamente come deve essere dal pubblico, e noi abbiamo accettato di tirare anche dopo due passaggi, si sentivano liberi, ma invece di fermarsi un attimo e di leggere, abbiamo accettato, innervosendosi, perché ognuno dei miei giocatori pensava che stava sbagliando dei tiri che nella sua carriera non sbaglia, e abbiamo continuato a riprenderseli. Nell'intervallo ci siamo parlati, abbiamo messo un po' più di ordine, e con un po' più di ordine la partita è ritornata in mano nostra, perché eravamo più 5, siamo stati polli perché nei due antisportivi che ci siamo procurati, che sono quattro tiri liberi e due possessi, abbiamo segnato 2 punti in tutto, facendo 2 su 4 ai liberi e sbagliando i possessi. E quello era il momento in cui una squadra deve dare un KO, altrimenti poi abbiamo fatto un paio di iniziative difensive fuori dal senso, loro sono ripassati avanti con entusiasmo e nel finale abbiamo continuato a sbagliare cose indicibili. E quindi giustamente perdi. Io credo che per noi lo sforzo, l'atteggiamento, anche nel non accettare la situazione in cui ci siamo trovati nelle ultime 2 settimane da parte dei miei giocatori c'è stato, non ho da dirle nulla sulla volontà, l'atteggiamento. Lo stesso Nedovic, che stamani ha visto eravamo in difficoltà, ha chiesto di provare a giocare, non era previsto, era qui solo per lavorare col preparatore e essere nel clima, casomai riuscissimo ad andare a gara 5. Poi ha visto che e ha voluto giocare. Questo è stato un segnale, anche questo positivo, però quindi da questo nulla, perché alla fine loro li avevano tenuti in casa sotto i 70 punti, ma sarebbero stati anche meno se nel finale non avessimo un po' mollato. Quindi sull'atteggiamento anche difensivo ci siamo stati. Non possiamo produrre 62 punti se vogliamo vincere. Non possiamo produrre il 39% da 2, che tutta la stagione credo siamo 56-57, siamo la squadra che anche là dentro sa finire in maniera diversa. Per cui è ovvio che c'è un aspetto mentale che è quello che dobbiamo prima di tutto risolvere se ci vogliamo giocare in maniera diversa a gara 4.